dialogo con la nostra psicologa, la dottoressa Irene Timide Burdista. Ciao dottoressa. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti, buonasera. Ciao, ascolta, oggi andremo a trattare un argomento che sta particolarmente a cuore, è stato particolarmente a cuore e che qualche giorno fa, esattamente l'8 giugno, ha visto la sua chiusura ufficiale, ovvero l'anno scolastico al tempo del coronavirus. Finito, è ufficialmente finito questo anno scolastico incredibile, nuovo sotto diversi punti di vista e molto particolare. Diciamo che adesso tu avrai carta libera, carta bianca per parlare proprio di tutto ciò che questo ha comportato. A te, dottoressa. Grazie Laura, proprio ti ringrazio di avermi permesso di parlare oggi di questo argomento perché penso sia importante, penso che ci riguardi tutti, non solo come operatori, come mamme, papà e zii, ma proprio perché continuiamo a leggere sul giornale, i telegiornali sono pieni di questo, soprattutto questo aspetto sul decreto scuola, quindi penso sia importante dare qualche informazione. Prima un po' più generale, poi più strettamente psicologica, che è relata al valore della chiusura di un ciclo, della separazione da qualche cosa che si è conosciuto, che ci proietta più avanti nella nostra vita. Però bisogna farlo, no? Bisogna chiudere, bisogna saper chiudere. Allora, penso che sia importante dire che finalmente questo decreto è stato approvato, non penso tanto da un punto di vista politico perché non è il mio ruolo, ma certamente da un punto di vista simbolico e di valore, di dare un segno forte della presenza di un'istituzione fondante e fondamentale come quello della scuola. Non hanno potuto, forse a mio parere anche giustamente, organizzare l'ultimo giorno di scuola in classe perché forse poteva andare a vanificare il grande sforzo che c'è stato da parte di tutti e poi poteva esserci un rischio che non tutti i ragazzi potessero venire, che non tutti i genitori fossero d'accordo e che quindi si creassero ulteriori discriminazioni e disparità in un momento in cui ne abbiamo già viste forse a sufficienza. Però per i ragazzi che fanno gli esami è assolutamente necessario che loro possano compiere questo atto, che i ragazzi che hanno studiato 3-4 ore al giorno abbiano dei voti sul registro e non una pacca sulla spalla, perché se noi venissimo a lavorare e non ci dessero quello che ci danno, sarebbe un po' diverso il valore del lavoro e il lavoro dell'impegno e delle questioni e le cose che abbiamo fatto durante l'anno. Dobbiamo dare valore al primo giorno di scuola, cioè il ritorno a settembre sarà straordinario, doloroso, emozionante, pauroso, riadattarsi. La chiave, la matrice è il riadattamento, come avete visto l'uomo è in grado di riadattarsi anche in tempi brevi, certamente il primo giorno di scuola sarà l'inizio di un grande ciclo. Però torniamo al fatto che noi stiamo parlando della chiusura, del valore della chiusura del ciclo. Allora, io dico che le cose che volevo aggiungere e raccontarvi sono queste oggi. Noi abbiamo veramente 1,5 miliardi di scolari, di miliardi di scolari al mondo. 3/4 sono a casa e non hanno potuto partecipare all'apprendimento, alla didattica, alla costanza dell'impegno rispetto all'apprendimento di qualcosa. I bambini piccoli hanno bisogno che le cose vengano ripetute tante volte prima che si consolidino, no? Quindi avremo un grosso tema rispetto ai bambini che non hanno potuto iniziare, per esempio, iniziare e concludere adeguatamente la prima o la seconda elementare, che sono gli anni della scolarizzazione, cioè si impara a stare seduto al banco, si impara a chiedere il permesso per andare in bagno, si impara ad andare in mensa in fila per due. Queste cose che apparentemente sono banali, in realtà aiutano il bambino non solo ai passaggi successivi nella vita, ma ad apprendere delle abilità, apprendere delle competenze. Se poi saliamo un po' con l'età, abbiamo
il valore della relazione con l'adulto, il valore dell'autorità, il valore della gerarchia, la relazione con l'altro, aspettare che ci siano i compagni che parlano prima di alzare la mano. Ecco, tutto questo è la scuola. La scuola non è solo storia e geografia, la storia è fatta di relazioni, è fatto di fatiche, è fatto di correre in bagno a piangere, è il fatto di non poter tornare a casa quando vuoi tornare a casa. Quindi, insomma, ridiamo valore a ciò che l'ha perso e diamo nuovi valori a quello che sarà. Abbiamo visto che la didattica a distanza è stato sicuramente un grandissimo salvagente in questo periodo, però io che mi raffronto con genitori che vanno in scuole di fasce diverse di istruzione e anche con insegnanti, ci sono scuole che purtroppo, noi dobbiamo dirci, non hanno potuto fare come in alcune scuole milanesi, molti bambini che vengono magari da famiglie numerose, disfunzionali, in ambienti piccoli, insomma queste cose che forse abbiamo già sentito dire, abbiamo già detto, però sono importanti perché la scuola a settembre non potrà ripresentarsi come si è presentata, per quanto abbia fatto il suo meglio, c'è qualcuno che sicuramente è rimasto indietro, sicuramente questi effetti di questi 3 mesi avranno degli effetti negativi a livello cognitivo, a livello emotivo, e alcuni ragazzini dovranno ripartire da capo, perché se immaginiamo un bambino che era arrivato a fare i primi 4 mesi della prima elementare, c'è bisogno di rifare quelle lezioni, per quanto i genitori si siano magari spesi al meglio delle loro capacità, i metodi di insegnamento, se insegno io a giocare a tennis a qualcuno non è la stessa cosa se te lo insegna un maestro. Questo è per l'età più piccola. Poi abbiamo gli adolescenti che adesso vanno ristanati, e quindi quello abbiamo sentito, il sindrome della tana, il ritirato, insomma secondo me l'assenza di quel tempo che è quello fuori dalla scuola, no? Che i ragazzi di solito rubano, mamma arrivo, in realtà quei momenti tra le 13 e le 15 sono fondamentali per innamorarsi, giocare a pallone, divertirsi, parlare delle interrogazioni, insomma. È vero, anche perché intorno alla scuola, in realtà, come istituzione, come apprendimento, c'è proprio tutto un mondo dietro proprio, che è stato privato comunque, perché non si è potuto ricrearlo a casa, nelle quattro mura domestiche. No, assolutamente, ma soprattutto noi pensiamo che questi ragazzi siano felici quando il bello è bigiare e quindi avere qualcosa che non è la trasgressione, non è non avere la scuola. La scuola è per chi va molto bene, ma che per chi anche va molto male, e ci sono motivazioni diverse per cui uno frequenta o non frequenta. L'assenza dell'edificio, del luogo simbolico o concreto dove andare, è sicuramente una forma di trauma che dovremmo trattare e che vedremo nelle stanze nostre, dei miei colleghi. Una cosa che secondo me è un grande valore è infatti la foto di classe e la festa, perché immaginatevi, se volete, più su di noi adulti, noi festeggiamo, quando festeggiamo il matrimonio noi potremmo firmare e andare a casa, invece facciamo la festa perché festeggiare ci dà il tempo di assaporare, consolidare, cioè diamo valore a una cosa che è finita o che sta per iniziare. Quindi sono proprio i ragazzi che ho visto che hanno trovato mille scamotage, avatar, foto di Zoom, hanno trovato tanti modi per fare la foto di scuola, la foto di classe, perché insomma non sono solo amici, sono colleghi, e noi dobbiamo dare valore a questi riti di passaggio, a queste chiusure dei cicli, perché ci portano l'individuo ha un'elaborazione interiore profonda che gli permette il distacco, l'addio, la separazione.
Noi stiamo parlando di separazione da mesi, sono morti i nonni, siamo stati lontani dalle persone care, quindi il tema della separazione è qualcosa di cui noi psicologi e anche chi ha attenzione verso questi temi si deve proprio concentrare sul valore di una cosa che inizia e si chiude proprio per il suo valore intrinseco, simbolico e profondo. È vero, anche hai detto giustamente, dottoressa, cose giustissime, vere. Tra l'altro, stavo anche pensando, quando parlavi, anche a quelle cose che appartengono a noi, sono le cose che io ad oggi, passati secoli, si può dire, mi ricordo ancora l'ultimo giorno di scuola, l'ultima festa di classe con dei compagni che magari per i motivi non li vedo più. È proprio questo, perché quel momento che hanno fatto tutti e che io non potrò fare, me lo ricorderò tutta la vita di non averlo potuto fare. Cioè il viaggio estivo della maturità è qualcosa che ti rende da ragazzo ad adulto, è l'affrontare il cambiamento. Perché si faceva l'Interrail? Cosa c'è di più simbolico di un treno che attraversa delle regioni per descrivere come il passaggio dal liceo all'università sia fondante e fondamentale? E anche proprio per i più piccoli il gioco, il farsi gli scherzi, il lanciarsi le uova, la farina, far disperare la bidella e la mamma che gli dice spogliati l'ingresso. Ma quei momenti lì ti ricordano le gioie e i dolori di quello che tu hai vissuto. Sei anche contento di guardare quell'insegnante e dire sono contento che non ti vedrò mai più. Ecco, tutti questi aspetti sono molto profondi, sono elaborazioni profonde che questi ragazzi, che ho trovato un'espressione molto forte, quella di chiamarla generazione coronavirus, spero sia una nomenclatura che andrà un po' a sparire, però rappresenta questi ragazzi che sono stati limitati. Comunque è per lungo tempo. È vero, allora noi abbiamo passato dalle varie nomenclature, no? Ci sono i ragazzi dell'11 settembre, i ragazzi del coronavirus, diciamo comunque tutti questi ragazzi, giovani, adolescenti che devono superare un qualcosa più grande di loro e comunque che prima non c'è mai stato. Tra l'altro questa cosa io non sono, come ti ho detto, io non ho figli, però ho una nipote. E quindi so che cosa vuol dire anche tramite i nipoti acquisiti, cioè i figli delle mie amiche, che loro stesse, insomma, dicono che hanno fatto fatica a far capire determinate cose, ovvero i bambini più piccoli, per loro è paradossale dirlo, ma loro a un certo punto hanno detto: mamma, io rivoglio la maestra perché tu sei la mia mamma, non sei la maestra. Cioè, quindi anche la figura della maestra. Guarda, esattamente era proprio l'ultimo punto, ci sei arrivata tu, che è quello delle figure di riferimento, no? Sulle figure che sono le figure educative e no, che non solo ci servono da un punto di vista affettivo per i bambini, ma sono anche degli ottimi osservatori, sono le persone che vanno a vedere come stanno davvero i bambini, perché fanno più capricci, sono anche delle informatrici delle situazioni delicate che avvengono nelle case e che quindi sono portatrici di non mi piace la parola segreto, però dei contenuti più riservati di questi bambini, quindi sono figure fondamentali per la famiglia come nucleo e per il bambino come figure, altre figure identificatorie rispetto ai genitori. È vero, è vero. Quindi tante cose secondo me ci sono ancora da trattare, ma io sono convinta che riceveremo parecchi messaggi al numero che compare sovraimpressione. Mi raccomando, scrivete perché sono sicura che questo tema lo ritratteremo, dottoressa. Magari analizzeremo ciascuno di tutti i punti che hai evidenziato. Mi sa che lo andremo ad analizzare poi, volta per volta, nelle prossime puntate. Va bene, benissimo. Dottoressa, anche stavolta il tempo è volato, io veramente sarei ore e so che i telespettatori
lo apprezzano molto la, il tuo modo di esporre, perché infatti mi chiedono sempre più spesso: ma perché non le fate più lunghe? No, va bene così, quindi so che va benissimo. Ci diranno ancora anche questa volta che dovremo analizzare qualcosa, però a maggior ragione sarete voi a decidere cosa andremo a analizzare di più prossimamente, scrivendo, come ho detto, un SMS al numero sovraimpressione. Dico le prossime volte perché la prossima puntata in realtà è già occupata da un altro tema, vero dottoressa? Sì, un tema a cui io tengo particolarmente, che riguarda sempre gli adolescenti e purtroppo sempre di più anche i bambini a partire dagli 11 anni, che è quello del bullismo e del cyberbullismo, che non è perché non c'è la scuola, non accadono questi tipi di comportamenti, e quindi penso sia importante proprio per ragionare sui temi dell'aggregazione, dei luoghi di aggregazione, accompagnarvi in una narrazione su questi due temi di cui abbiamo sentito tanto parlare, ma che, dove c'è moltissima confusione. Perfetto, e allora mi raccomando, non perdete anche la prossima puntata, sempre con dialogo con la psicologa e sempre con la nostra dottoressa Irene Simi De Burgis. Ciao, alla prossima! Arrivederci, grazie a tutti, arrivederci. Ciao Laura!